Ho avuto modo di essere a Roma per incontrare l'onorevole Catino De Luca di Sud Chiama Nord. Beh, io penso che l'esperienza di Taranto senza Ilva debba superare la sua dimensione locale e, come dire, far parte nella propria identità, nella propria autonomia di un progetto più ampio, Sud Chiama Nord. Ci sono, oggi abbiamo fatto una bella chiacchierata. Catino, ci sono i presupposti perché possiamo valorizzare le nostre idee, il nostro spirito libero, trasversale a tutti. D'altronde a Luigi qualcuno lo definisce il Cateno De Luca della Puglia. Ora ho Onorato, onorato. capito perché, ho avuto anche modo di guardare tanti video, vedo che anche tu giochi all'attacco. Noi proveniamo dal territorio, la nostra esperienza anche in Sicilia si chiama Sicilia Vera, che poi ha portato al progetto Sud Chiama Nord. Un modello che oggi esportiamo in tutta Italia, perché c'è la possibilità, attraverso quella che è la propria identità territoriale, di mettere questa esperienza in rete. D'altronde il Meridione ha purtroppo anche tanti mali in comune. L'Ilva di Taranto per noi significa le raffinerie di Gela, piuttosto che di Milazzo, piuttosto che di Priolo o Augusta. Questo ovviamente deve portare a una riconversione green, ma in termini anche concreti, perché in passato siamo stati bravi a prendere le parti più suggestive del nostro territorio e, ahimè, per il bisogno di creare posti di lavoro, purtroppo non c'è la Ecco. lungimiranza di creare posti di lavoro stabili, compatibili e ovviamente anche consoni a quella che è la vita. Cateno, la Sicilia, la Puglia, Taranto con le sue bellezze naturali. Noi non vogliamo più morire di cancro, non vogliamo che i nostri dipendenti, i nostri operai siano affamati come accade per l'ex Ilva. Vogliamo vivere di quello che madre natura ci ha dato, le risorse naturali, il turismo, il porto. È una battaglia che sento di dover fare insieme, perché se no da solo mi sentirei solo. Invece con questa idea dobbiamo unire le forze. Ognuno, ogni movimento nella propria identità, nel proprio carattere, diciamo, legato al territorio, ma bisogna fare rete. Esatto, perché così le potenzialità e le energie che ognuno di noi ogni giorno mette sul territorio possono essere messe in rete e realizzare anche un progetto diverso, che ha comunque una regola di fondo: ciascuno comandi a casa propria, per noi è una regola fondamentale, e questo porta anche ad eleggere sopra le nostre teste, o al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, uomini e donne che sono espressione delle identità territoriali, quindi nessuno potrà imporci nulla. Noi rappresentiamo questo in Sicilia, tu lo rappresenti a Taranto, ma il 3 e il 4 di A Roma, marzo l'Assemblea a Roma, con Costituente. l'Assemblea Costituente, nascerà finalmente questa rete che metterà assieme le esperienze civiche per valorizzarle e non ovviamente per fagocitarle. Caterina, io sono contentissimo di averti conosciuto, è stato un incontro proficuo e, come dire, è scattato quel feeling quando si è figli del Sud, orgogliosamente terroni, che però guardano anche al Nord, a un'Italia in cui il Sud chiama Nord, chiama il Nord. Noi verremo in Puglia, mi hanno detto che è un buon Sarete ristorante. miei Ah, ti graditissimi verrò a ospiti. trovare e ci vedremo molto presto. Grazie e Grazie, Caterina. benvenuto.